bello camuffarsi, eh? Si cambia personaggio, si diventa diversi da quello che si è. Non siamo nel Fantabosco, ma siamo a Pausa Caffè. Ben ritrovati, buongiorno a tutti quanti. Però la nostra giornata di oggi è tutta dedicata a questo magico mondo dei bambini, la voglia di sognare. E ne parliamo con il nostro fantastico ospite di oggi, che è Oreste Castagna. Fantaboschifero. Esatto, siamo proprio immersi nell'atmosfera, che è venuto a farci compagnia. Questa crisi che è avvenuta adesso, qua stiamo parlando, in realtà è una crisi morale, etica, che poi esplosa in un discorso anche economico. Perciò se non ragioniamo seriamente sull'infanzia, qui divento molto serio. Giusto. Se non ragioniamo seriamente sull'infanzia, e noi che facciamo televisione con un tipo di prodotto, oppure anche come discorso teatrale o come contenitori, come Lilliput, io credo che le nostre società vadano a disgregarsi. Perché il futuro, se dicono che sono i bambini, in realtà sono il presente, i bambini, cioè esistono, esistono. Tu sei immerso nella televisione, nel teatro, in progetti che riguardano i bambini. Sì, sì, diciamo che è una comunicazione a 360 sì, gradi. Adesso si direbbe cross-mediale, che non esatto. Vuol dire niente, in realtà vuol dire fai tante cose per riuscire a porre il bambino al centro. Sai, l'adulto è un po' disattento verso il bambino, quindi devo sgridare un po' i grandi. Invece in realtà i bambini poi crescono rispetto anche a quello che vedono, perché è questa la vera realtà. Tu sei cresciuta bene perché hai visto una televisione intelligente, la nostra. Certo, ovvio, oh. Ovvio. E a proposito di televisione, com'è la TV dei bambini? Se ti facessi questa domanda. È un delirio, è un delirio. Qui non mi ascolta da roba, no? No. No, beh, dai, noi resistiamo, però gli investimenti sono sempre pochi. E poi questo digitale sta creando delle problematiche serie, ma non di piattaforma. Se di piattaforma vuol dire tu puoi scegliere tanto, ma di contenuti. E questo è il problema serio. Cioè tu puoi fare 800.000 emittenti, ma devi dire qualcosa, insomma, intelligente. Non rischi di fare la del fesso, no? Perciò adesso si devono adeguare tutti a quello che devono dire a casa. Cioè abbiamo esempi un po' drammatici sui grandi emittenti, non voglio citare un nome Grande Fratello a caso. Che sono no. Dai, dei progetti sono un po' terrificanti per quello che dicono. Non c'è da scandalizzarsi, però insomma mettono l'uomo a paragone del pettegolezzo continuo. Immagino che poi sì, ci sia molto difficile poi gestire quello che è il loro lato commerciale con quello che è l'interesse. Ma guarda, brava Silvia. Quello che noi siamo riusciti a dimostrare a Lilliput è questo, che continuo a ripeterlo, che in realtà il marketing, il business, quelli che giustamente vogliono fare i soldini, insomma, bisogna vivere, no? Ed è giusto. Quando vedono le robe di qualità, con la gente le abbracciano. Il problema sono le teste pensanti che mancano. Il cretinismo vuol dire che l'adulto sta guardando non altezza bambino. Come diceva il Piccolo Principe, no? L'adulto ha dimenticato di essere bambino. Perciò dimenticando questo si è dimenticato come persona. Perché tu quando pensi alle cose belle, pensi alla mamma, al papà, agli affetti forti, no? Iosa, vieni qui, c'è il coraggio, dai! Ma sento che arriva! Che carino! Papà, andiamo avanti al pranzo, ma vediamoci. Ma è carino, però non lo vedevo da tempo. Era tanto che non lo vedevo. Beh, però era per tanto tempo. Dal 1990, pensa, agli albori fino al 2002, la voce di Dodò. Grazie, Dodò. Che è stata... Grande, fatti vedere, vieni qua, abbi il coraggio. Mettiti, niente, è passato veloce. A dimostrazione del fatto che davvero ha tanti bambini, poi ma è rimasto... Dai, è carino. Adesso dai, vedere un ragazzone così, sai? Chiama Dodò, è bello, dai. Lasci dei segnali, no? Delle cose, semine, come si dice. Credo sia la più grossa soddisfazione, sì, forse, sì, in quello sì. Che si ma fa. Sai, mi capitava spesso, era divertente, posso raccontare, che quando sentono la voce di Dodò, perché mi riconoscono ancora, si girano e i bambini si mettono a piangere, poi ti vedono, no? Perché sono spaventati. Se no, mi riconoscono anche per la televisione. Però vedo che ancora la gente negli autogrill si gira, ma tu sei... Carina sta cosa. No, è vero, e qui c'è quel discorso che dicevamo prima, la dolcezza del personaggio, la profondità anche analitica di Dodò è profondo. Quindi bisogna tenere duro e continuare verso le proprie devono abbattermi, devono abbattermi, che dura tu dirai, devono abbattermi per togliermi di torno. Sono in bocca al lupo allora per ma tutto. Ma sì, poi siete voi gente che ci date una mano, questi emittenti, con il tuo sorriso poi. Ammaliante. Cosa vuoi di più? Grazie mille per grazie essere stato te, con sì, noi. Grazie a te, sì, ti aspettiamo a Lilliput, eh? Noi verremo a Lilliput, giuro, l'ho detto giurato, in televisione, l'ho detto. E noi ci rivediamo dopo la pubblicità. A dopo. Ciao.